I cancelli dell'impianto Le Rose di Levane questa mattina si sono riaperti per la messa in sicurezza. È infatti iniziata la bonifica del sito finito da tempo al centro dell'inchiesta sugli scarti di lavorazione. Qui sono rifiuti per lo più pericolosi che derivano dallo scarto dell'industria orafa, del comparto orafo, quindi nichel, rame, boro. Questa mattina gli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale fiorentino hanno consegnato l'impianto di Levane a una ditta per la messa in sicurezza. È stata fatta una progettazione esecutiva proprio per mettere in sicurezza i cumuli che vedete qui alle mie spalle. L'area è abbastanza estesa per evitare che ovviamente il dilavamento di questi rifiuti possa comportare, aggravare la situazione ambientale di salute per i cittadini, per il territorio. Il materiale accumulato sul piazzale sarà così coperto in modo che l'acqua piovana non provochi eventuali infiltrazioni di sostanze nocive nelle falde. Naturalmente questa non è una bonifica definitiva, è un'operazione appunto di messa in sicurezza con una copertura provvisoria. E ci auguriamo, auspichiamo che anche grazie all'aiuto degli enti autorizzativi si possa procedere poi a un allontanamento definitivo di questi rifiuti e una destinazione a discarica per rifiuti pericolosi. Il comune di Bucine ha già annunciato che si costituirà parte civile nel processo CEU. Perché veramente come territorio siamo una parte lesa, perché come sapete tutti Bucine e la Val d'Ambra è un territorio lavora molto. Il suo pregio primario è proprio quello della bellezza del territorio, della natura, i prodotti dell'agricoltura, il turismo, quindi vedere il nome di Bucine, di Levane sui giornali per l'indagine sul che ovviamente è un danno di immagine enorme.